Questo? Cervini è formaggio. Questo è, no, Cervini è formaggio. Cervini di Coazze, Presidio Slow Food, è un formaggio fatto con del latte vaccino e del latte di capra muschiata di montagna. Bellissime le capre muschiate di montagna, sono bellissime, sono testone, sono le corna. L'ho voluto portare perché almeno diamo anche un'idea che noi facciamo delle cose anche legate al territorio, ma legate al cibo e bere, cioè devono essere tutte delle cose che si intrecciano. Secondo me chi lavora in un territorio deve collaborare con tutte le altre realtà. Solitamente noi con Cervin proponiamo ancora adesso, perché no, la birra col miele di castagno, la facciamo solo una volta all'anno, però poi per caso a Cisa abbiamo scoperto questo abbinamento che spero vi piaccia, tra il Cervin e la Brusatà, perché purtroppo l'altro anno col caldo la sminatura è stata fatta molto tardi, siamo arrivati a Cisa senza la via, abbiamo detto oh cazzo. E allora abbiamo deciso di portare la Brusatà ed è stato effettivamente un grande successo quando abbiamo fatto le varie degustazioni in laboratori. E allora ho voluto proporvelo anche per farvi vedere che la nostra idea di birra è di una birra che però si possa sempre accompagnare con del cibo. Questa è una nostra idea. Noi non facciamo birre che stupiscono, che quando le metti in bocca sono birre che devono conquistarti piano piano, devono rimanerti in testa, deve anche far sì che quello che mangi non venga sovrastato da quello che bevi, ma sia una coniugazione, sia una cosa insieme. Questo mi fa veramente piacere perché siete traviamente parlando, siete diametralmente opposti a Valle, no? E questo penso che sia fuori di dubbio, però filosoficamente siamo gemellati, cioè nel senso che le birre del Valle nascono per essere abbinate a del cibo, nei nostri greci locali, tra cui questo, dove continuiamo a cercare di proporre questa filosofia. Abbiamo un ristorante di Appioso dove si mangia, c'è un chef eccezionale, ragazzo giovane, e parla